Ciao, sono Marco e bentornati nella mia serie dedicata alla domotica. Come ogni settimana recensisco un accessorio, vi faccio vedere come si fa a collegare l'impianto elettrico e successivamente come si fa ad accoppiare alla propria applicazione. Questa settimana recensirò un accessorio di una marca che si chiama Jinvo, è una marca che ho trovato su Amazon, aveva così tanti feedback positivi che ho deciso di comprarne uno per testarlo. Ci sono vari dispositivi che ha costruito questa ditta, la maggior parte sono sempre per la domotica, ma per il collegamento degli interruttori, quindi per accendere e spegnere le luci. In più ho fatto questo modello, che è un modello a due canali, cosa vuol dire? Che si possono collegare due accessori, oppure si può collegare un accessorio adibito a due funzioni. Questo, in questo caso, il motorino delle tapparelle, divido in due funzioni perché c'è la funzione per salire e la funzione per far scendere la tapparella. Il cablaggio è semplicissimo, è forse quello più facile che ho trovato finora che ho collegato, perché basta collegare tre fili. In questi tre fili che vengono collegati a questo pannello c'è già compresa anche il collegamento al modulo Wi-Fi. Come vedete è una presa touch, quindi c'è già il modulo Wi-Fi integrato. Come vedete è un pannello touch con retroilluminato con tre LED. La cosa è molto bella perché quando lo collegate anche di notte si vedono i LED accesi. Come dicevo, funziona a touch, quindi basta sfiorare il tasto, vedete? Con quello in mezzo si blocca la tapparella nel punto desiderato. Chiaramente schiacciando dall'altra parte il motore gira nel senso inverso. Funziona anche come tasto interbloccato, vi faccio vedere, non è proprio un tasto interbloccato ma simula l'effetto del tasto interbloccato. Quindi se noi per caso stiamo facendo girare il motorino in un senso, se decidiamo di farlo girare nell'altro senso, vedete, anche se ci sbagliamo e schiacciamo l'altro tasto, non andrà in corto, si bloccherà e girerà nel senso inverso. Quindi chiaramente poi dobbiamo schiacciare il tasto centrale per bloccare la tapparella o aspettare che arriva il fine corsa. Questo accessorio ha una propria applicazione che si chiama Jinvo Smart. È un'applicazione che è una copia dell'altra applicazione che si chiama Smart Life. Difatti c'è l'unico piccolo problemino che c'ha questa applicazione è che per il momento si può collegare soltanto a Google Home e non ad Alexa, perché non c'è ancora la skill in italiano per Alexa. Quindi o scarichiamo la skill in inglese e dobbiamo poi dopo però dare comandi in inglese, oppure scarichiamo l'applicazione Smart Life e colleghiamo quindi il touch con l'applicazione Smart Life, e poi lì allora chiaramente abbiamo una skill per quell'applicazione. Se vi ricordate, abbiamo già usato quell'applicazione per collegare le lampadine Wi-Fi. Ora vi faccio vedere come si effettua il collegamento all'impianto elettrico e poi vi farò vedere come si collega l'applicazione. Ora vedremo come si effettua il collegamento. Questo è il Jinvo, come vedete, qui ci sono le varie prese, c'è l'N che è il neutro, il GND che è la terra, quindi il cavo quello verde e giallo, questa è la L che è la fase e L1 e L2 dove andranno collegati i due fili per salire e scendere la tapparella, per far salire e scendere la tapparella. Questo è il motore, dal motore prendiamo il cavo blu che è il neutro e lo colleghiamo in N. Stessa cosa faremo con quello della presa della corrente, il cavo blu lo collegheremo sempre in N. Poi prendiamo il cavo marrone della presa della corrente e lo collegheremo qui dove c'è L, che sarà la fase, e non ci resta che collegare i due cavi del motore, che sono il marrone e il nero, e li collegheremo su L1 e L2. Chiaramente qua nel GND, collegheremo la terra, quindi il cavo che è verde-giallo. Ve lo faccio vedere anche sull'accessorio. Come vedete, questo è il cavo che arriva dalla presa della corrente e questo è il cavo del motore. Il cavo blu, come vedete, io ho fatto un ponte qua dentro e lo abbiamo collegato a N. Dal cavo dell'alimentazione arriverà il cavo verde, marrone e lo collegheremo in L. E poi dal cavo del motore, dove escono il marrone e il nero, collegheremo in L1 e in L2. Ora la collegheremo all'applicazione. L'applicazione si chiama Jinvo Smart, quindi scaricatela dal Play Store. Una volta scaricata, chiaramente dovete creare un account, vi verrà inviato un SMS con 5 numeri, quelli dovrete inserirli dentro nell'applicazione, e una volta fatto questo, bisogna farla partire, andare in alto dove c'è il più,
fare tutti i dispositivi e selezionare commuta. Una volta fatto questo, bisogna schiacciare il tasto e tenerlo premuto fin quando non farà un click. Dovrebbero passare 8 secondi. Confermiamo e aspettiamo che si colleghi. Come avete visto, si è collegato in meno di 10 secondi. In alto, chiaramente, possiamo cambiare il nome che daremo noi all'accessorio che abbiamo collegato. Come vedete, io l'avevo già rinominato tapparella, faccio fine. Questa è l'applicazione. Dall'applicazione, come vedete, è semplicissima da utilizzare, quindi con Open girerà il motore in un senso, con pausa si fermerà e chiaramente con close la tapparella girerà nel senso inverso. Qui, se andiamo in timer, chiaramente possiamo programmare noi una determinata ora, quindi in una determinata ora si potrà accendere la tapparella, farla salire, scusate, oppure farla scendere. O chiaramente si può anche decidere un orario, non soltanto un giorno, o si potrà anche programmare un'intera settimana. Ora siamo giunti al termine della recensione. Come avete visto, questo pannello è molto semplice da montare e anche da configurare, e niente, si collega in automatico addirittura con Google Home Mini. Io ci ho messo un secondo, basta far partire Google Home Mini, scaricare l'applicazione che è Jinvo Smart e si collega direttamente in automatico. Spero di essere stato d'aiuto per qualcuno. Se qualcuno fosse interessato a comprare l'accessorio, vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così settimana prossima il prossimo video che farò dedicato alla domotica vi verrà segnalato. Grazie e buona serata.